Oggi, 19 gennaio, è sicuramente una data importante per il nuovo polo perché a Roma si sono incontrati tutti i segretari regionali dei partiti che costituiscono il nuovo polo. C'erano i nostri segretari regionali, i segretari regionali di API, c'erano i segretari regionali dell'UDC, i segretari regionali di FLI, i rappresentanti regionali sia dei liberaldemocratici che dei repubblicani e dell'MPA. Cosa si è deciso? Si è deciso che il nuovo polo partirà dal basso, partirà dai territori ed infatti nelle prossime amministrative votano nel prossimo maggio 11 province, 28 comuni, capoluogo, centinaia di comuni superiori ai 15.000 abitanti, ma migliaia di comuni inferiori ai 15.000 abitanti. Sarà una tornata elettorale importante dove il nuovo polo ha deciso di presentare candidati, comuni e ognuno di noi avrà le sue liste. È stata una giornata importante anche perché successivamente alla riunione plenaria con tutti i segretari regionali si sono avviati immediatamente i tavoli tecnici. Si sono visti prima i rappresentanti del Piemonte, poi quelli della Lombardia, quelli della Calabria, quelli del Molise e così via. Questo vuol dire che il nuovo polo avanza, avanza a forti passi, con decisione e sicuramente avremo delle belle sorprese. Siamo convinti che in tutti i comuni dove si voterà noi andremo sicuramente al ballottaggio, saremo determinanti. Il Paese e tutti dovranno fare i conti con questa nuova forza politica che ambisce ad essere non il terzo polo, come qualcuno tenta di chiamarlo, ma il primo polo nel Paese. E lo vedete subito dalle amministrative di maggio.